Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova recensione. Lo so, sono mancato per un giorno. Vi sono mancato? Scrivetelo nei commenti. Detto questo, partiamo con questa chicca, un cult dimenticato degli anni 80. Per chi ama gli anni 80 e non che si vede Stranger Things e dice a me piacciono gli anni 80, no, devi andare a cagare se vedi solo Stranger Things, perché Stranger Things ha molto preso dai film anni 80, perché non esisterebbe Stranger Things. È la serie praticamente è tutto un rimando alla cultura degli anni 80 e anche quello che c'è stato negli anni 80. Però non siamo qua a parlare di Stranger Things, ma siamo qua a parlare di Buonanotte Brian. Film non mi ricordo la data. Questo qua dici è degli anni 80, però non gliel'hanno scritto e io non mi sono informato. Questa è la grande. Vediamo un po' io. Beh, dai, forse andrete su Google e poi me lo scrivete qua sotto. Dovete essere onesti e scrivermi la data. Portato da La Quadrifoglio, veramente una casa che ci tiene a quello che porta e anche lo porta a un'altissima qualità, perché il Blu-ray, niente, ragazzi, rasenta la perfezione. Però un problema che ora vi parlerò qual è, di portare questi prodotti in alta risoluzione, soprattutto questi film di una volta che giocavano molto sul buio e sulla bassa qualità. Film di 82 minuti con un italiano DTS HD 2.1 portato nel 2021. Mi sembra che è andato pure esaurito su Amazon, non lo so, fatemi sapere un po' voi. Questo film si basa un po' quello che andava, diciamo, di moda negli anni 80, ovvero i film con le storie. Soprattutto Creepshow aveva buttato le basi su questo, e poi tanti altri hanno iniziato a copiarlo e cercare di creare un qualcosa, un film con le varie storie all'interno, però con un motivo, un significato all'interno, certe volte anche una morale. Pensavo che qua c'era una morale, ma mi sono sbagliato. Qua è solamente un film dove si vuole far vedere gli effettoni, le musicone, le belle ragazze degli anni Ottanta. Questo è. Questa serie, diciamo, questo film alla fine è questo. Partiamo della trama, senza spoiler, state tranquilli, però vi dico, vi faccio capire. C'avevo questo bambino, ovvero Brian, che rimane a casa con suo zio. Non sappiamo i genitori dove sono, non sappiamo un cazzo. E sappiamo che Brian rompe i coglioni. Lo zio si vorrebbe vedere in Santa Pace, perché dovrebbe iniziare in TV, Miss Nudo. Quindi è molto importante, no? Che lo zio veda queste cose in TV. Quindi dice il bambino, dice raccontami a che storia, così mi fa venire sonno, ho paura, ci stanno i mostri in tutta la stanza. Quindi raccontami un po' di cose. Niente, lo zio parte con la prima storia che non penso che abbia copiato da qualcosa. Nel senso, ci sono queste due streghe che hanno cresciuto questo ragazzo. Siamo andati tipo nel mille. Un paio di secoli fa, ecco. Siamo ai tempi molto indietro, non ci viene detto. Ci sono queste due streghe che crescono questo ragazzo e diventano un ragazzone proprio bello, grande. E lo usano, no, per accalappiare varie persone, che così loro possono sacrificarle e fargli di tutto e di più. Ora, passando un bel po' di tempo, scopriamo che prende, hanno una sorella che è morta e vorrebbero riportarla in vita. Però e lui dice, oh, vedi, devi trovare una ragazza, abbiamo addocchiato sta ragazza, venla a prendere. E cercano di portarla qua da noi. E non vi dico nient'altro cosa accadrà, cosa succederà. E direi, ma mi hai già detto, no, ragazzi, vi si faccio capire. La cosa che mi è piaciuta del regista, nei primi episodi, soprattutto una scena qua in questa qua delle streghe, ci sta queste streghe che per niente si fingono, no? Accalappiano a questo qui e si fanno vedere tutte giovani, no? Lui le vede giovani. Quando inizia a spogliarsi, sottaglio. Si vede la vecchia che si spoglia. Minchia, proprio, sei un grande. Veramente, soprattutto a fare una cosa del genere negli anni 80, ragazzi, è uno sgarro. Soprattutto al pubblico degli anni 80 che aspettavano la donna nuda. Invece no, ce l'avete in culo, vi vedete la vecchia nuda. Quindi, tiè. Questo.
Quindi prende anche in giro lo spettatore. Questa cosa mi è piaciuta. Mi sono sentito anche io. Preso in giro, ho detto, solita scena. Ho detto, ecco, ora ci fanno della ragazza nuda, come sempre, degli anni 80. E lo sapete, tanti di voi che siete belli stagionati, eh? Ne sapete di film anni 80, vero? E questa cosa mi fa piacere. Quindi verrete presi in giro qua. Abbiamo poi un altro episodio basato però su un racconto già esistente, ovvero Cappuccetto Rosso, però ambientato ai giorni nostri, con questa ragazza che è una pompon, una ragazza pompon, no? Una cheat leader, che va a fare jogging proprio vestita di rosso, e abbiamo sto tizio che, diciamo, vorrebbe diventare lupo, sta cercando dei tranquillanti, ma avrà alcuni problemi a procurarseli. Quindi si imbatterà nella ragazza Cappuccetto Rosso. E abbiamo poi il terzo episodio, che è il meno riuscito di tutti. Anche qua in Cappuccetto Rosso c'è varie scene che porterebbero al nudo, ma sempre non te lo fa vedere. Dice, no, non te lo faccio vedere. Ti è. Sempre. No, la vecchia però non c'è sta nudo, tranquilli. Almeno la vecchia non c'è. Il terzo episodio abbiamo qua invece sempre una storia basata su un esistendo, ovvero Ricci Ridoro. Ho detto, minchia, ma che cazzo si sono inventati qua Ricci Ridoro? Ricci Ridoro c'ha alcuni poteri, va bene? C'ha la telecinesi. Gli Orsetti sono praticamente tre psicopatici scappati da un ospedale psichiatrico, e quindi dovrebbero tornare a casa, e quindi si dovrebbero trovare sta ragazza, ovvero Ricci Ridoro, con poteri telecinetici. Quindi qua invece il regista, non lo so, forse prima che si incazzo mi faccio vedere Ricci Ridoro un pochino così di suicido, un po' nuda, così qua c'è un contento qualcuno, no? E almeno non mi dice che è un brutto film. E questo è l'episodio meno riuscito di tutti, veramente. Con i primi due sì, erano un po' con certa ironia, qua proprio l'hanno buttata completamente di fuori. Cioè, a chiuderla così con questa storia. Le prime due erano carine, come erano giostrate, no? E tutto. Qua proprio, porca puttana, mamma mia, non vi dico niente, però l'hanno buttata di fora. Se riuscite a recuperarlo, vedetelo in Blu-ray per forza, non scaricate, per l'amor di Dio. A me Quadrifoglio non me l'ha mandato, ho visto che alcuni youtuber l'hanno ricevuto gratis, ma io lo ricevo in culo sempre, gratis. Quello l'ho pagato io, tasca mia il film. No, ve lo dico perché se ne viene qualcuno nei commenti, ah, perché solo tu compri film? No. Però io sto facendo come una pubblicità gratuita, senza che ci guadagni un cazzo. Quindi, il film, diciamo, arriva per colpo di questo terzo episodio, cala un po' di voto per me. Lo so che ora mi dirà qualcuno, è bellissimo, che c'è la no, Ricci Ridoro con le minne da fora, minchia, è top. No, per me non è così. Ora, parliamo dei piccoli difetti. Dici, perché ha dei difetti Blu-ray se tu hai detto poco fa che si vede una bomba? Una volta, con gli effetti speciali, riuscivano a nascondere un po' bene le cose, no? Perché siccome la pellicola era sporca, no? La videocassetta, la qualità era una merda. Ok, la videocassetta, ragazzi, la qualità era sui 160p o 240p. Ok? Qua stiamo parlando di un Blu-ray a 1920x1080. Fatevi il conto voi della risoluzione. Quindi c'è sta strega che prende i denti qua sopra, c'ha tutti fracidi, proprio de merda. E sotto c'ha la Bianchi, cazzo, pulitissima, è andata tipo a farsi fare la pulizia dei denti. Questa cosa non si sarebbe vista in una videocassetta. Lo so, e dici, ma Ivano, che cazzo vuoi, ma che te lamenti? E altri effetti, no? Che siccome pulisce troppo, c'è troppo, lo sbianca. Perché sono andato a vedere alcune scene del film proprio vecchie. Tipo nel bosco era molto più figo, no? C'era quella grana. Invece qua è così pulito, limpido. Cazzo, che rovina proprio l'atmosfera che volevano creare a quei tempi. Quindi, da una parte, rimasterizzare alcune cose posso andare proprio incontro a questo problema. Per me. Poi ognuno può decidere quello che vuole. Però sembra, certe volte, tenente, sembra un stand a teatro, sti tizi. Non è che è molto gradevole da vederlo, che sembrano un teatro. Detto questo, io vi consiglio di andarla a recuperare su Amazon. Mi sembra che anche a noleggio, se dice, non l'ho trovato, ho dovuto piratare. No, sei una merda, ho voluto risparmiare. Anche a noleggio, se non mi sbaglio. Quindi, detto questo, io, come sempre, io vi ringrazio. Se non mi sbaglio, ci sta su Amazon Prime Video, se non erro. Come sempre, vi saluto e ho anche un ringraziamento alla regia che dovrà montare sto video. Grazie.
Grazie, amore mio. Detto questo, al prossimo video, sperando a più presto.